È il nome di Allah. Oggi parliamo degli elementi della costruzione degli stati. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che disse nel Sacro Corano: Di, Muhammad, agite, Allah osserverà le vostre opere e le osserveranno anche il suo messaggero e i suoi credenti. Presto sarete condotti verso colui che conosce il visibile e l'invisibile, ed egli vi informerà di quello che avete fatto. E rendo testimonianza che non c'è altro Dio che Allah, e che il nostro profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero, che ha detto in un hadith sharif, cioè uno dei suoi detti: se arriva l'ultimo giorno e uno di voi porta in mano un ramo di palma, potendo piantarlo prima che si arsi, lascia che lo pianta. Lode ad Allah, Signore dei mondi, pace e benedizione di Allah sul suo messaggero Muhammad, sulla sua famiglia, su tutti i suoi compagni e su quelli che li seguono con generosità, fino al giorno del giudizio finale. Seguitando, tra i principi originali dell'Islam e delle sue grandi istruzioni ci sono l'amore per la nazione, difenderla e lavorare per raggiungere il suo sviluppo e la sua crescita. Tutto l'onore consiste nel sentirsi dell'appartenenza al suo paese, nel cercare di costruirlo seriamente e di lavorare per il suo progresso e la sua elevazione. Tutte le nazioni che si sono sviluppate scientificamente e civilmente sono state sostenute da uomini fedeli, i cui cuori erano colmi d'amore verso le loro patrie e hanno iniziato a lavorare seriamente e in maniera fruttuosa e utile per il popolo e per le nazioni. La nostra amata patria, l'Egitto, merita questa attitudine e merita anche di più dalla sua gente. L'Egitto è il cuore pulsante del mondo arabo e dell'Islam, è la corazza e la spada delle nazioni arabe, la loro forza nell'affrontare il terrorismo e le sfide, e quindi difenderlo e lavorare per raggiungere il suo sviluppo e la sua crescita. È un dovere religioso nazionale. L'Egitto è la culla delle civiltà, è la terra dei messaggi divini, è anche il paese che la sua menzione nel Sacro Corano è sempre accompagnata con le parole di sicurezza. Allah, l'Altissimo, disse per bocca del profeta Giuseppe: pace su di lui, entrate in Egitto in sicurezza, se Allah vuole. Quando era buono Salahuddin al-Safadi, quando disse: chi ha visto la terra, i suoi paesi e le classi del popolo, ma non ha visto l'Egitto o il suo popolo, non ha mai visto il mondo né i popoli. Non c'è dubbio che lo sviluppo, la costruzione e la superiorità garantiscono alla nazione l'onore, la dignità e il rispetto delle persone, ma la costruzione degli stati non viene eseguita con le parole, con i sogni o i desideri, ma dobbiamo lottare, sacrificare ed adottare i fattori della costruzione, i motivi dello sviluppo e della civiltà. Tra le ragioni più importanti ricordiamo la consapevolezza delle sfide. In questo senso, essere sensibili del valore della patria, delle sfide che la affrontano e i pericoli che la circondano richiede la comprensione della qualità delle sfide che ci affrontano, perché senza comprendere queste sfide non potremo risolverle con decisione. Non c'è dubbio che la questione di comprendere il valore della patria, la legalità dello Stato nazionale, la necessità di sostenere la sua fermezza e il lavoro per raggiungere il suo sviluppo e il suo progresso è una delle basi della costruzione di uno Stato forte. Inoltre, è una delle basi più importanti per rafforzare la fedeltà e l'appartenenza alla patria. Conservare le sue proprietà è ogni parte della sua polvere bagnata.
Allo stesso modo, la consapevolezza dell'importanza della patria richiede la correzione dei concetti errati che gruppi terroristici hanno cercato di seminare nel pensiero della società e per raggiungere il loro scopo tentano di rompere i rapporti e far perdere la fiducia tra tutti i popoli e i loro governanti e leader, nonostante il fatto che le istituzioni religiose ci incoraggiano ad onorare il capo governante. Né questo, disse il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, uno degli aspetti del rispetto di Allah è onorare un vecchio musulmano che conosce il Corano a memoria senza esagerazione o negligenza, e inoltre onorare il giusto governante. Allah, l'Altissimo, classifica il governante giusto tra i sette tipi di persone che saranno sotto l'ombra del trono di Allah nell'ultimo giorno, quando non ci sarà più ombra che sua. Disse il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, ci sono sette tipi di persone che saranno all'ombra del trono di Allah nell'ultimo giorno, quando non ci sarà più ombra che sua. Il primo tipo di loro è il giusto governante. Tra le basi e fattori più importanti Tra le basi e i fattori più importanti della costruzione della patria c'è il sacrificio per la nazione, la vera cittadinanza non consiste solo in slogan o frasi ripetute, ma è un sistema di vita, è percezione della palpitazione della patria, delle sfide che la affrontano, sentire il dolore di ciò che soffre, essere felici quando realizziamo le loro speranze, ed essere sempre pronti a sacrificare la vita per la patria. Pertanto, difendere la patria, proteggerla, sacrificare per essa è un impegno religioso e un dovere nazionale che restano a carico di tutti coloro che vivono sulla sua terra, sotto il suo cielo. L'amore per la patria non è solo un sentimento né un'emozione, ma deve essere tradotto in azione e in comportamento utile all'individuo e alla società. Quindi è necessario sacrificare a favore della patria, renderla stimata e forte. L'appartenenza alla patria richiede ai suoi membri di esserne orgogliosi, collaborare per preservarlo, perché la stabilità delle nazioni è necessaria per realizzare l'obiettivo della creazione che riguarda la costruzione dell'universo, l'elevazione della religione e l'esecuzione dei suoi riti. La jihad è stata prescritta nell'Islam per difendere le terre, affrontare le ingiustizie e le aggressioni. Perciò Allah, glorificato sia Lui, accresce il prestigio di coloro che offrono le loro anime per amor di Allah, difendendo le loro patrie. Allah, l'Altissimo, disse: Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando in cambio il giardino, poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano, chi più di Allah rispetta i patti. Rallegrati figli del baratto che avete fatto, questo è il successo più grande. Uno dei fattori e delle basi della costruzione di stati e di civiltà è il lavoro serio e la perfezione. L'Islam rafforza il prestigio del valore del lavoro, lo considera una delle porte del culto e ancora di più uno dei più alti livelli di culto. Per il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, lo descrive come uno sforzo per amore di Allah. Ka'b ibn Ugra, che Allah sia soddisfatto di lui, riferì che un uomo venne dal profeta, pace e benedizioni di Allah su di lui, e i compagni del profeta lo guardavano con ammirazione perché era pieno di energia e attivo. Dissero: O messaggero di Allah, se lo facesse per amore di Allah,
Poi disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, se l'uomo esce da casa, lavora e guadagna a favore dei piccoli figli, il suo lavoro sarà per amor di Allah. Se lavora per spendere il guadagno a favore dei vecchi genitori, sarà per amore di Allah. Se esce per guadagnare a se stesso per non chiedere elemosina, sarà per amore di Allah. Ma se esce per ipocrisia e qualcosa altra mondana, sarà per il bene del diavolo. La religione e la cittadinanza richiedono sforzo, sudore, lavoro e produzione, e soprattutto perché la nostra religione è la religione del lavoro e della sua perfezione. Disse Allah, lode a lui, quanto a coloro che credono e compiono il bene, non lasceremo andare perduta la ricompensa di chi avrà agito per il bene. Disse anche, o credenti, quando viene fatto l'annuncio per l'orazione del venerdì, accorrete al ricordo di Allah e lasciate ogni traffico, cioè meglio per voi se lo sapete. Quando poi l'orazione è conclusa, spargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah. E molto ricordate Allah affinché possiate aver successo. Quando vedono un commercio o un divertimento, quando poi l'orazione è conclusa, spargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah e molto ricordate Allah affinché possiate aver successo. Quando vedono un commercio o un divertimento, si precipitano e ti lasciano ritto di quel che è presso Allah è il miglior del divertimento e del commercio, e Allah è il miglior dei sostenitori. E il profeta disse, pace e benedizione di Allah su di lui, nessuno potrà mai mangiare un cibo miglior di quello che ha guadagnato con il lavoro delle proprie mani. Davide, il profeta di Allah, mangiava dal lavoro delle sue mani. Sottolineiamo anche che la nostra religione islamica non ci ordina solamente a lavorare, ma ci chiede di perfezionare i nostri lavori. Di questo Allah disse, quanto a coloro che credono e compiono il bene, non lasceremo andare perduta la ricompensa di chi avrà agito per il bene. Nello stesso contesto disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, quando uno di voi fa un lavoro, Allah vuol che lo perfezioni. Tra i fattori della costruzione di stati e della civiltà sono la consapevolezza e la buona gestione. La costruzione richiede una conoscenza, esperienza, intrattenimento e professionalità, perché non è solo una passione. Quando contempliamo il Sacro Corano e la Pietà Sunna profetica, osserviamo che tutti e due affermano il bisogno di aver capacità, efficienza e fedeltà. Disse Allah, sia lodato nella bocca del profeta Giuseppe, mettimi a capo dei granai e delle casse forti del paese perché so come gestirli con prudenza. E un altro versetto, Allah disse nella bocca della figlia del profeta Shu'aib, Yetro, parlando di Mosè, pace sia di lui, su di lui, una di quelle disse, o padre mio, assumilo, è davvero il miglior che tu possa assoldare, è forte e fidato. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, mise in guardia la nomina della persona squalificata, sottolineando che tal fatto è uno dei segni della prossimità del giorno del giudizio finale, dicendo quando coloro che non sono in grado di assumersi la responsabilità prendono il comando, attendete l'arrivo del giorno del giudizio universale. In questo senso, i responsabili in ogni campo devono essere capaci e onesti allo stesso tempo.
El profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, nominava i suoi compagni e funzionari in base alla loro scienza, all'esperienza e la capacità di assumersi la responsabilità. Non nominava le persone in base al nepotismo, affinità né amore. Abu Dhar, che Allah si compiaccia di lui, disse: ho chiesto, o messaggero di Allah, non mi daresti una posizione di autorità? E il profeta mi ha colpito sulla spalla con la mano e ha detto: oh Abu Dhar, tu sei debole e avere un posto di comando è un pesante fardello. Amana, nel giorno del giudizio universale, sarà una causa di umiliazione e pentimento. Tranne uno che ha adempiuto ai suoi obblighi e ha eseguito i doveri assegnati. Anche il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse a Abdurrahman ibn Samura: Abdurrahman, non chiedi autorità. Se ti è stata data la tua richiesta, sarai responsabile per questo, ma se viene dato senza chiederlo, sarai aiutato in esso. Detto questo, spero che Allah ci perdonerà tutti. Lode ad Allah, Signore dei mondi, pace e benedizione di Allah sul suo messaggero Muhammad, sulla sua famiglia, su tutti i suoi compagni e su quelli che li seguono con gentilezza fino al giorno del giudizio universale. Seguiamo. Fratelli dell'Islam. Tra le basi e i fattori più importanti della costruzione degli stati è l'elevazione dei valori etici e comportamentali. Le nazioni e le civiltà che non sono fondate sui valori e moralità portano i fattori della loro distruzione all'interno della fondamenta della loro costruzione. Quanto è buono il poeta che ha detto: se la gente ha un problema nella propria etica, allora fa un funerale per essa. E un altro poeta disse: le nazioni possono vivere solo con le virtù e andranno con il vento ogni volta che perdono le loro virtù. La moralità ha una posizione elevata nell'Islam, così che il musulmano si innalza attraverso di essa nei gradi di fede e la sua bilancia diventa sicura in presenza di Allah nel giorno del giudizio finale. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: nulla sarà più pesante nella bilancia del servitore credente nel giorno del giudizio finale di una buona etica. E Allah odia gli sbudorati e osceni. E quando il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, si chiese su quali sono le ragioni migliori con le quali la gente potesse vincere il paradiso, rispose: avere paura di Allah e buona etica. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, fece della buona etica un criterio della perfezione o della mancanza di fede. Di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: i credenti che hanno la fede più perfetta sono quelli che sono caratterizzati dalla migliore etica. E anche disse: temete Allah ovunque voi siate, seguite il peccato con buona azione per eliminarlo e trattare le persone con una buona etica. La buona etica guida gli uomini verso un buon comportamento, come la misericordia, a desiderare il bene per gli altri e a cercare di aiutare le persone a realizzare benefici pubblici per il paese e per le persone, lontano dall'egoismo. La nostra religione si basa sulla preferenza del prossimo, sulla donazione e non sull'egoismo o l'avarizia. La giustizia è il fondamento della costruzione degli stati e delle civiltà. Gli stati devono essere fondati sulla giustizia che equivale tra le persone in diritti e doveri, senza alcuna distinzione. È l'ordine di Allah che disse nel Sacro Corano:
In verità Allah ha ordinato la giustizia e la benevolenza e la generosità nei confronti dei parenti. Ha proibito la dissolutezza, cioè che è riprovevole, e la ribellione. Egli vi ammonisce affinché ve ne ricordiate. Si dice che Allah, lodato sia Lui, dà la vittoria allo stato giusto, anche se è incredulo, e non lo dona allo stato ingiusto, anche se è musulmano. Perché se fosse un vero musulmano, non accetterebbe mai l'ingiustizia, né sarebbe fondata su essa. Pertanto, hanno anche detto che gli stati potrebbero rimanere a favore dell'incredulità o della giustizia, ma non potrebbero rimanere con l'Islam e l'ingiustizia, perché la loro religione in questo caso sarà una religione d'apparenza, che non comprende il concetto di Islam o le sue alte virtù, basate sulla verità e sulla giustizia, e il rifiuto dell'ingiustizia e dell'aggressione con tutte le sue forme e tipi. O nostro Signore, rendici al sicuro nelle nostre terre, dà fortuna ai nostri governanti, protegga il nostro paese dall'inganno e dalla corruzione. Grazie a Dio e grazie a voi dell'ascolto.